vengono! Belli vengono! Belli vengono! Belli vengono! Il voto è segreto per difesa sua, va bene? Allora, adesso non imparate le regole fondamentali delle affari a leggere intorno, non c'era alibi per non votare Rodotà, non c'era alcun alibi. Lei ripete degli slogan, Rodotà è un grande presidente, sarebbe stato un grande presidente. Perché l'ho votato per D'Alema? Voi, partiti suo, perché devo votare per D'Alema? Prima! Adesso ho votato per... Guardi che le sue risposte napoletano. Non plagano queste cose. Napoletano, non voglio plagare nessuno. Non voglio plagare nessuno. Ma cosa fare? Ma voglio capire cosa parla. No, era un suo perché il PD non abbia votato Rodotà, non ho capito neanche io. L'ho proposto e sarebbe stato giusto. L'ho proposto e sarebbe stato giusto. Certo, questo estremismo primitivo aiuta il vostro. Io voglio sapere che fa il partito. Ma guardate, questo è il PD. Questa è gente della sinistra, non sono dei 5 Stelle. Io sono 50 anni che voto a sinistra. Voglio sapere che fine fa il partito. Vergognati! Che fine fa? E che non muore! Vergognati! La prossima elezione per gli altri 3 milioni! Ma non ti vergogni! Guardi che è molto grave! Guardi, lei non ha capito perché non si deve fare questo! Però un significato molto chiaro! Lo sa lei che Scaroni prende 6 milioni di euro l'anno? Non serve niente! Allora quello gli va bene, eh? Questo gli va bene! Signore, è uno slogan! I soldi dei padroni gli vanno bene! Della coerenza. Poi ci avreste dato dei venduti se avessimo dato la fiducia a Bersani. Se avessimo dato la fiducia a Bersani ci avreste dato dei venduti. Perché Rodotà no? Perché non lo fa il comune!